Una tragedia della strada immane, quella che si è verificata poco prima delle 20 di giovedì in via Giotto ad Arezzo. Francesco Renzetti, 17 anni, ha perso la vita nell'incidente tra la sua moto e un SUV Qashqai. L'impatto è stato purtroppo fatale. Il ragazzo ha perso probabilmente la vita sul colpo, anche se i sanitari del 118 intervenuti sul luogo dell'incidente hanno fatto tutto il possibile per cercare di rianimarlo. Vano ogni tentativo anche dopo averlo intubato e portato in ambulanza. Nell'isoccorso Pegaso è stato fatto rientrare. Via Giotto è stata chiusa per oltre 3 ore tra gli occhi attoniti di passanti e residenti scioccati dalla tragedia. I rilievi di legge sono stati effettuati dalla Polizia Municipale di Arezzo con il supporto della Polizia. Secondo una prima ricostruzione, l'auto viaggiava dallo stadio verso la città e stava svoltando verso il vialetto interno di Via Giotto, nei pressi del monumento con il carro armato che si trova nella zona. Mentre operava la manovra, probabilmente è sopraggiunta la moto che procedeva in direzione opposta. A quanto sembra, la giovane vittima, studente del liceo scientifico Francesco Redi, stava rientrando a casa. L'auto non sembra riportare segni visibili di un impatto, di certo la moto è stata sbalzata a diversi metri di distanza. Sul posto sono accorsi i familiari, straziati da un dolore lacerante e senza un perché.